Ci troviamo a Calolzio Corte, in Corso Europa, vicino all'incrocio per Via Lavello, e ci troviamo al cospetto del semaforo che miete vittime in questo mese. Infatti sono state più di 300 le contravvenzioni per il passaggio di automobilisti con il rosso. È infatti stato collocato su questa strada, ecco che scocca il rosso. E giustamente l'automobilista che arrivava col giallo si è fermato. È stato posizionato da poco più di un mese questo T-Red, si chiama, potete vederlo sopra la decorazione del pacco regalo, che ha il compito appunto di andare a riprendere gli automobilisti e vedere se passano con il rosso. Luca Caremi, assessore della sicurezza comune di Calolzio Corte, 300 sono tante. Sì, 300 sono tante e confermano quanto ci era stato segnalato da alcuni residenti, da alcuni genitori che accompagnano i figli a scuola, ma anche dalla polizia locale che presidia la mattina l'accesso alla zona della scuola, che avevano notato che si ripeteva un po' troppo spesso questa brutta pratica di alcuni automobilisti. Quindi sono numeri che al momento non ci aspettavamo, che grazie a Dio stanno diminuendo in modo molto drastico rispetto ai primi giorni. Probabilmente le prime contravvenzioni recapitate hanno sortito un po' l'effetto. È un incrocio che è un po' problematico perché in alcuni casi le entrate sono quasi alla cieca, c'è cioè vicino a una scuola, quindi dove non sono comunque tollerabili, a maggior ragione in un'area come questa. Allora, c'è da dire una cosa. È arrivata qualche. Insomma, c'è stata qualche polemica perché alcuni si sono lamentati. Qualcuno dice che la contravvenzione arriva anche se si passa col giallo. Non è così, nel senso che le contravvenzioni possibili in realtà sono state più di 1200. Voi avete deciso di fare sostanzialmente la contravvenzione solo a chi passa con il rosso pieno. Di conseguenza, insomma, ci garantite che è così, e comunque l'automobilista può andare a rivedersi il video tramite apposito link per controllare che la contravvenzione sia regolare, ecco. Sì, esatto, il codice della strada è molto rigido proprio in materia di attraversamento degli incroci regolati da un impianto semaforico perché il giallo, che è comunemente inteso come accelera il più veloce possibile per passare, invece nel codice della strada è chiarissimo, il giallo è un preavviso per arrestarsi perché segnala l'arrivo del rosso. Solo in un caso è tollerato il passaggio col giallo, soltanto quando si è a ridosso del semaforo e quindi il rischio di frenare bruscamente potrebbe causare un incidente. Oltretutto il codice della strada sanziona anche chi oltrepassa la riga d'arresto e le sanzioni sono anche simili oltretutto al passaggio col rosso. Questo non vuol dire che bisogna a questo punto passare col rosso, però si è deciso proprio per evitare qualunque tipo di problematica, polemica e quant'altro, di andare soltanto a intervenire sui passaggi netti col rosso, quindi al semaforo rosso già acceso, sanzionare solo le auto che passano con un rosso già acceso, che quindi. Che a quanto pare sono tante, perché diciamo che la media è molto scesa. Adesso la media giornaliera si aggira sulle 3 contravvenzioni al giorno, no? Sì, siamo passati dai 15, 16, 17 in alcuni giorni all'inizio, poi ai 2, 3, 4, un paio di casi 5 attuali. Quindi l'obiettivo è, diciamo, è stato raggiunto quello di mettere in sicurezza da queste pratiche folli, secondo me, perché un incrocio non va mai attraversato, ma non solo per la propria sicurezza, ma ovviamente per la sicurezza di tutti gli altri che devono occuparlo. Siamo riusciti a ridurle, quindi diciamo che il funzionamento del semaforo sicuramente ha portato del giovamento dal punto di vista della sicurezza e vuol dire che le segnalazioni che c'erano arrivate rispondevano al vero, anzi probabilmente erano ancora molto inferiori alla realtà che ci siamo trovati. In più c'è un altro elemento, andiamo a vederlo, è la segnalazione banalmente. Rilevazione elettronica, infrazioni semaforiche. Non è neanche obbligatorio in realtà questo messaggio. Esatto, la Cassazione ha sentenziato di fronte a dei ricorsi fatti negli anni precedenti che l'utilizzo di questi sistemi di controllo non necessita, come per esempio gli autovelox, di utilizzare un cartello di preavviso. Onde evitare problemi l'abbiamo comunque messo perché abbiamo detto cerchiamo di sensibilizzare il più possibile, non solo, su alcuni organi di stampa siamo usciti. Nel momento in cui stavamo facendo ancora i test di approntamento di taratura della macchina,
proprio per fare girare la voce, siamo usciti anche sui social per farla girare il più possibile, perché magari qualcuno lo fa in sovrapensiero. Notte, magari, quando pensa che... Anzi, se devo essere sincero, noi abbiamo il semaforo che poi dalle 23 diventa lampeggiante, quindi la non fascia... Non si pone neanche quel problema. No, oltretutto sulla fascia oraria anche del mattino con le code non si vanno a controllare, perché è una situazione molto particolare, anche se non rientrerebbe nel codice della strada. Si è voluto proprio andare a colpire le situazioni di pericolo reale. Quindi con una fascia oraria oltretutto ridotta abbiamo visto che i numeri erano importanti. Grazie a Dio adesso sono diminuiti e quindi contiamo che la cosa possa rientrare nei canoni della normalità come in questi giorni, nel brevissimo. Ecco, sì, bene, il T-Red è appunto dall'altra parte della strada, questo è il semaforo in direzione Bergamo, tra l'altro è un incrocio particolare perché chi arriva da Bergamo non può scendere in via Lavello, questo è un punto abbastanza cruciale della viabilità di Calolzio Corte, e questo semaforo a quanto pare era un punto, speriamo che non lo sia più, abbastanza problematico. Grazie Luca Caremi. Grazie a voi e mi raccomando, prestate attenzione. Perfetto.